Amici di Tennis Press, siamo al Forte Village in compagnia di Ferdinando Boncelli, ex tennista, frenato da problemi alle ginocchia, ora coach. Innanzitutto ti saluto, ciao Ferdinando. Ciao Alessandro. Appunto alleni tre ragazzi nella tua terra, al Circolo del Tennis Palermo, in particolare Lucrezia Stefanini, Alessandro Ingarao e Lisa Ponomar. Sei qui con i due azzurri. Mi racconti un attimo la partnership con questi due giovani? Allora, da quest'anno a dicembre ci siamo spostati al Circolo del Tennis, che è casa mia. Abbiamo trovato una grande continuità col circolo, siamo veramente bene. Con Lucrezia, vabbè, sono 3 anni che c'è questa partnership ed è un lavoro in cui credo molto e che sta andando molto bene secondo me, anche se alcuni risultati possono essere migliori, però si sta puntando su una crescita a 360 gradi dell'atleta e su questi obiettivi sono veramente soddisfatto e contento e penso che arriverà a buoni risultati sicuramente nel prossimo futuro. Per quanto riguarda quest'ultimo periodo, ha fatto una buona semifinale a Trieste, è venuta qui giocando dei tornei non stando tanto bene, dimostrando una buona crescita. Sono molto contento e il percorso sta andando sicuramente in avanti. Sta migliorando sotto tutti i punti di vista, prima l'atleta, e quindi per questo sicuramente poi arriveranno dei buoni risultati. Con Alessandro ha fatto adesso un gran torneo perdendo i quarti qui al 25 di Santa Margherita. Devo dire, sono molto contento. Con lui è un anno di lavoro tra poco, a dicembre, perché abbiamo iniziato a dicembre del 2018. Stiamo facendo un anno e devo dire che piano piano sta raccogliendo i frutti del suo lavoro e dei suoi sacrifici. Sicuramente ha ancora molte cose da migliorare, soprattutto dal punto di vista mentale e tecnico, ma ci stiamo lavorando e questi risultati, diciamo, gli devono dare sicuramente una spinta in più per lavorare ancora meglio. Hai preso anche nel corso di quest'anno Lisa Ponomar, giocatrice tedesca, quindi ha arricchito appunto il tuo parco tennisti. Su cosa state lavorando con lei? Magari la vedi anche come possibile giocatrice più da cemento che da terra, mi dicevi nelle scorse giornate? Sì, sicuramente abbiamo iniziato questa collaborazione, molto interessante anche perché è la prima volta per me con un atleta straniero, quindi è una collaborazione che mi sta dando tanto da tutti i punti di vista. Sicuramente lei quest'anno intanto ha vinto comunque un 15.000 a Porto, in Portogallo, e stiamo lavorando su tanti aspetti, soprattutto quello fisico e mentale, visto che è un po' indietro su quegli aspetti. Sicuramente è una giocatrice che vedo molto di più sul cemento, anche se si è dovuta adattare per questioni di programmazione alla terra, però lavorando su questi aspetti che diciamo a lei non erano molto facili, anche questo giro sulla terra è servito e anche qui a Santa Margherita ha fatto dei buoni risultati. Ora andrà a giocare 2 settimane a Sharm el-Sheikh e sta lavorando a casa. Oltretutto dal prossimo anno abbiamo una bella novità perché ho preso anche un altro maestro che è Claudio Fortuna, un ragazzo di cui mi fido molto e che penso che daremo un grande servizio a questi 3 ragazzi e a chiunque poi voglia anche inserirsi. Programmazione invece per i due atleti azzurri, Lucrezia Stefanini e Alessandro Ingarao, dove li porterai le prossime settimane? Avete già stilato una lista di tornei? Sì, assolutamente. Con Lucrezia cenneremo la prossima settimana appena tornerò da qui sul cemento a Tirrenia, una settimana staremo lì e poi andremo a giocare un 80.000 in Francia. E poi penso che giocheremo altri tornei sul cemento che ancora dobbiamo decidere. In tutto questo purtroppo ha un periodo in cui deve combattere anche che ha la Serie A, quindi non sarà un periodo facile. Giocherà già da domenica e poi celeremo e ripartiremo dopo la domenica per i tornei. Quindi sarà un periodo molto tosto, ma è ora che ci servono dei sacrifici in più. Ingarao invece sempre terra, 15.000 dollari. Alessandro adesso si riposerà 2 settimane a casa giocando solo la Serie A. Perché viene dal settimo torneo consecutivo, quindi starà 2 o 3 settimane a casa sua a Siracusa per fare la squadra e poi sì, penso che ci sono verso metà novembre dei tornei in Spagna dei 15.000 che giocherà sicuramente. Perfetto, non posso non parlare della tua terra, la Sicilia, il tennis siciliano sta vivendo un grande momento, non possiamo non ricordare la semi di Marco Cecchinato a Parigi dell'anno scorso e l'entrata in top 100 di Salvatore Caruso risalente a questa settimana. Due parole appunto sul tennis della tua terra, penso che tu sia orgoglioso dei risultati dei tuoi amici e in generale insomma fa bene all'Italia, fa bene alla Sicilia. Assolutamente sì, sono molto contento e orgoglioso dei risultati che
di questi due atleti, ma ci sono tanti atleti che giocano bene in Sicilia e che hanno avuto buoni risultati. Ovviamente loro spiccano perché vabbè, Marco ha fatto semifinale allo Slam, adesso Salvo è entrato in top 100. Sono intanto due ragazzi che conosco molto bene, due bravissimi ragazzi che meritano questo e tanto altro. E sono sicuro che andranno molto avanti perché hanno sia le caratteristiche giuste, ma anche una grande testa e dei grandi valori. Quindi sono molto contento e orgoglioso di loro e gli faccio un grande in bocca al lupo per il loro futuro. Io faccio un grande in bocca al lupo a te per la tua carriera da coach. Da Pool è tutto, per Tennis Press Alessandro Re, un saluto a Ferdinando Bonuccelli. Grazie Alessandro.